sapete, è già stato detto da Pier Giorgio, e lo ringrazio tantissimo, Presidente, ringrazio tantissimo Pier Giorgio per avere insieme a noi, al Comune di Gravecchianti, pubblicato questo libro dove il figlio Giulio ha raccolto quelli che erano gli ultimi scritti, perché Paolo voleva pubblicare già di pubblicare un'ulteriore diciamo testimonianza di quello che sono le idee, quello che sono state e sempre, spero sempre lo saranno, gli indirizzi che vuol dare la nostra associazione. Qui sono raccolti, ci sono anche molti desiderata, quindi secondo me sta anche a noi, cose che ancora non sono state ottenute, sta anche a noi continuare in questo percorso. Io credo che sapete benissimo quanto mi lega anche a Paolo Saturnini, e quindi poter portare avanti anche questo percorso sicuramente è un orgoglio anche mio, un orgoglio di tutti noi. Questo vi sarà all'uscita, vi sarà consegnato e omaggiato, e poi passo la parola a Giulio per un saluto, poi iniziamo il lavoro. Grazie. All'assessore, quindi. Sì, all'assessore Giulio Saturnini, assessore al sviluppo economico. Buongiorno a tutti. Veramente piacere di conoscere chi ancora non avevo avuto modo di incontrare di persona, e grazie a tutti per essere qua. E sì, come diceva il sindaco, io oggi insomma vivo un po' uno sdoppiamento interiore, perché chiaramente diciamo alcune delle cose che verranno fatte oggi a partire dalla presentazione del libro le vivo prima di tutto, diciamo, come figlio, tant'è che questa operazione, questa pubblicazione di questo libro risale a mesi e mesi fa, ben prima rispetto quando a... non c'era nessuna idea di questo. Non c'era tutt'altro nella vita, era bellissimo e non avrei mai pensato che appunto che in questa giornata di maggio sarei invece stato chiamato a ricoprire questa duplice veste. Però insomma la vita è così, e sicuramente insomma, questo non fa che accrescere l'emozione e il piacere insomma di essere qui oggi e accogliervi. Io voglio solo cogliere l'occasione per ringraziarvi tutti e per ringraziare Pier Giorgio in particolare, insomma nella sua opera di coordinamento e di supporto in questi mesi, a partire dalla pubblicazione di questo libro, è stato fondamentale, ma insomma, tutta l'organizzazione è stata vicina e presente in questa opera. Il libro di cui parleremo poi nel pomeriggio insomma, è appunto una testimonianza, una raccolta di desiderata, di wishful thinking su come amministrare una città ideale, e chiaramente nel tempo è diventato, visto insomma quello che è successo, è diventato anche una sorta di testamento, perché testamento politico di mio padre. Insomma, mi fa piacere pubblicarlo oggi davanti insomma a chi porta comunque avanti la sua eredità politica all'interno di città sua. Quindi grazie ancora per essere qui e ci vediamo il pomeriggio per voi.